Si fa presto a contare i danni causati dalle mareggiate. È sufficiente dare uno sguardo dal pontile di Francavilla per farsi un'idea. Comune in cui l'acqua ha raggiunto anche molte strade interne, nonostante lavori già eseguiti e altri avviati. Un disastro prevedibile, quello delle mareggiate, che questa volta hanno interessato maggiormente anche Pineto, Silvi, Casalbordino, Roseto degli Abruzzi e Alba Adriatica. Si sta provvedendo a fare una relazione per chiedere danni che possiamo ipotizzare ammontino a oltre 1 milione di euro, essendo stata interessata anche questa volta la zona del porto e le scogliere del porto. Sui lavori il bilancio è chiaro, tanti ma spesso frammentari a causa di finanziamenti che non arrivano insieme. Abbiamo terminato poco prima dell'estate un intervento di 700.000 euro nella zona, in varie zone della costa. Stiamo ultimando, proprio mancano 1 o 2 giorni di lavoro, un intervento per 500.000 euro che ha riguardato la zona nord, che è una zona anche molto colpita dall'erosione. A fine anno, altro annuncio di fondi stanziati, oltre a quelli già disponibili, ma è proprio sui tempi che si gioca la partita. Occorre una procedura d'urgenza che aiuti a ridurre i tempi. È un problema che si ripete sempre, si possono solo velocizzare i processi, sia quelli di finanziamenti, sia quelli della progettazione e di realizzazione degli interventi. Purtroppo non sono tempi velocissimi perché ci sono pratiche burocratiche, autorizzazioni da acquisire, sono interventi delicati perché bisogna comunque stare attenti a tante problematiche. Tra le soluzioni che in molte altre regioni, come l'Emilia-Romagna, vengono adottate senza particolari autorizzazioni, ma facendo leva solo sull'esperienza dei balneari, c'è quella delle dune di sabbia. Chi ha provveduto a creare un piccolo ostacolo alla furia delle acque del mare ha salvato le strutture.